il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. Mi aspetto che il gioco venga sviluppato dagli esterni, ma sarà cruciale il ruolo dei centrocampisti centrali, soprattutto come filtro. Dal canto suo, la difesa in linea e posizionata molto alta stringerà la zona di campo giocabile. In questo modo il pressing sarà più efficace, visto che lo spazio di manovra avversario viene ridotto. Non a caso è il più ortodosso dei sistemi di gioco. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Prosegue nella sua corsa. Pallone in mezzo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Felicioli. La Giappone. E con questa la palla. Ha la possibilità di andare verso la porta. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Stepinski prova la giocata di Fino. Stepinski salta e colpisce di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Va via di forza. Pallone lungo in verticale. Henderson. Stepinski. Fiordilino. Il punteggio iniziale è immutato, 0-0. Vince il duello fisico e fa solo il pallone. Vuole sfruttare lo scatto. Se ne va. C'è spazio per calciare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Stepinski. Trova il compagno in buona posizione. Chance per tirare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. La allontana con forza. Da lì può segnare. La toglie dalla porta. Si sblocca il risultato ed è il primo gol della gara. Da lì è senza difensori e in pensierino sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere la rete, ma è riuscito a sfruttare al meglio un'impeccata perfetta. Gran gol. Si riparte dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Allarga il gioco a destra. Coda. Henderson. Riceve la palla.
non può sbagliare. Coda! Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Henderson. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Si trovano a dover amministrare. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Tentativo di allungare il gioco. Libera tempestivamente. Ecco il tiro! Henderson è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. E la difesa non si fa cogliere in preparata. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo. Stepinski! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Un gol, un solo gol per il momento fa la differenza in questo scontro. Sulla fascia, è libero. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Palla intercettata. Riesce a mettere fuori. Dunque, rimessa laterale. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Cerca di lanciare il compagno. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Sembra che Mister voglia fare un altro cambio. Ottimo il fraseggio. Felicioli si spinge in avanti, si libera alla grande, prova il cross in aria. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Step. Il portiere si oppone. Che parata, certo non un intervento di Rovina. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Allontana la minaccia. Lucioni, di forza. Henders, deviazione, para con grande sicurezza. Lungo passaggio in avanti. Si spinge in avanti sulla fascia sinistra.
può cercare il taglio in mezzo. Non riesce a mantenere il possesso. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Bettinari! È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pettinari prova a salire sulla fascia sinistra. E passa! Gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. L'avversario ha avuto la meglio. 4 minuti di recupero. Riceve un pallone interessante. Può concludere. E c'è il gol. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso 2 reti. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Prova a verticalizzare. Prova la soluzione in fascia. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. E l'arbitro chiude qui la partita. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra. La vittoria è la migliore ricompensa, ma anche l'abbraccio dei tifosi racconta molto di questo trionfo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Erano messi bene in campo, determinati e concentrati, e alla fine sono riusciti a conquistare meritatamente la vittoria.